Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi presenterò la mia build in game per Rackham, un personaggio eccezionalmente potente e gravemente sottovalutato tra i personaggi di Granblue Fantasy Relink. Rackham non è solo in grado di infliggere danni consistenti, ma anche capace di produrre un damage output folle. Come se non bastasse, quando si tratta di farming FK è uno dei personaggi migliori per portare a termine il lavoro, però, essendo uno dei personaggi di base, uno di quelli con cui cominci il gioco, potrebbe essere un po' trascurato dalla maggior parte dei players. Lasciatemi però dire un paio di paroline sul nostro Rackham, due solamente di numero. Lo odio. Intendiamoci, è un ottimo personaggio, però la sua lore è insopportabile. Per chi non conoscesse l'anime di Granblue Fantasy, Rackham è quello grazie a cui tutto è stato possibile. Quando il comandante Lyra e Catalina si sono trovati con le cappe a terra, lui era l'unico in grado di pilotare una nave nel raggio di chilometri ed ha accettato di essere il pilota. Era l'unico ad avere una nave nel raggio di chilometri, la Grand Cypher, che è praticamente una nave leggendaria, e gliel'ha regalata. E ciò nonostante, non solo non è lui il comandante, ma subisce costantemente gli insulti di quella poppante di Io e quel fesso di Eugene, che gli danno costantemente del vecchio. E lui che fa? Niente! Accusa e inizia a fare il vecchio, invece di spararli a tutti e due e fare ammutinamento. Rackham è un sottone. In questo video vedremo tutte le abilità, armi e ottimizzazioni complessive per ottenere il massimo dalla vostra build di Rackham. Detto questo, ciao a tutti, il mio nome è Midboss e benvenuti in un altro video Build Showcase. Se state apprezzando questo tipo di video, fatemi sapere quale personaggio dovrei coprire successivamente e senza ulteriori indugi, iniziamo a scoprire Rackham, il personaggio che più di tutti mi sta sui coglioni. Rackham è principalmente un personaggio a distanza in grado di sparare nemici da lontano. Come potete vedere, accanto a Rackham c'è la sua hitbar, ovvero la sua meccanica. Questa hitbar influenzerà la velocità di loading dell'attacco caricato di Rackham, chiamato Bullseye. Ecco quanto tempo ci vorrebbe per caricarsi completamente senza avere la barra piena. E come potete vedere, ci vuole molto tempo. Bullseye Blast ha 5 livelli diversi da caricare e non vale affatto la pena usarlo quando il calore è basso. Ma ora che il calore è al massimo, vediamo quanto tempo ci vuole per caricarlo completamente. Come potete vedere, diventa molto più veloce ed efficiente. Ora ecco un trick che potete utilizzare con Bullseye. Ad esempio, quando un boss sta per diventare invulnerabile o per qualunque motivo non potete più sparare la carica intera di Bullseye, potete memorizzare la carica annullando l'attacco con una schivata e utilizzare l'attacco senza caricarlo nuovamente appena possibile. Una cosa molto interessante che puoi fare con Rackham è che se vedi che stai per attivare un link attack, hai ancora abbastanza tempo per eseguire un attacco caricato completamente, a patto che il livello del tuo calore sia al massimo. Un'altra meccanica interessante di Rackham, che molte persone sembrano non capire o non conoscere per qualche motivo, è che se stai semplicemente premendo ripetutamente il pulsante di attacco base, il tuo output di danni sarà molto molto più basso. Per aumentare i danni degli attacchi base di Rackham dovrai fare un po' come fai con Siegfried, ovvero utilizzare degli attacchi perfetti alla fine della raffica, quella che esegui tenendo premuto il tasto quadrato. Un'ultima cosa molto importante da tenere sempre a mente è che quando sei in link time, la hitbar sarà sempre al massimo e sarai in grado di caricare il Bullseye Blast ancora più velocemente, quindi puoi continuare a spammarli, tanto il tuo output di danno in questo modo diventerà assolutamente pazzesco. Ora che abbiamo coperto tutte le meccaniche di base di Rackham, diamo un'occhiata alla sua abilità. La prima abilità è forse la più iconica di Rackham ed è Collateral Damage, dove Rackham spara questa enorme palla esplosiva tipo Genki-Dama che infligge un sacco di danni ma lo respinge indietro e lo fa scendere low life. Questa abilità può infliggere anche 2 milioni di danni da sola ed ha un potere di stordimento vergognosamente alto, permettendo di attivare ancora più volte il link time. È comunque facile portarsi fuori dall'area di danno di Collateral Damage, basta fare una schivata all'indietro, quindi ricordatevi sempre di tenere a mente che una volta attivata quell'abilità dovete schivare indietro e continuare a fare quanti più danni possibile. La prossima abilità nella lista è Coffee Maker, che è un'abilità molto unica. Otterrete una barra che inizia a svuotarsi man mano che continuate a sparare, ma mentre l'abilità è ancora in cooldown, la barra si ricarica lentamente e potrete comunque utilizzarla per sparare anche durante la ricarica. Con questa abilità, Rackham scatena una serie di attacchi che infliggono molti danni e riempiono molto rapidamente la hitbar. È un'ottima alternativa allo sparare normalmente con gli attacchi base dell'arma e infliggerà anche decisamente più danni, a meno che non abbiate uno dei sigilli unici di cui parlerò più avanti, ma è comunque a prescindere un'ottima abilità per infliggere DPS decente e riempie molto velocemente la hitbar, quindi win-win. La prossima abilità nella lista è Bullet Hail, dove Rackham sparerà numerose pallottole in aria che infliggono molti danni e saranno particolarmente utili contro nemici molto grandi. Soprattutto in endgame, dove i boss sono molto larghi e molto grossi, questa abilità può fare veramente la differenza, colpendo molte volte i nemici e permettendovi di attivare link attack molto più spesso. È inoltre un'ottima abilità in quanto molto veloce, quindi tu puoi spararla, continuare ad attaccare e nel frattempo avere tutti quei proiettili che cadono con un certo delay, permettendoti di ricaricare l'hitbar molto velocemente e poter sparare altri Bullseye Blast altrettanto velocemente.
Per concludere lo showcase dell'abilità, l'ultima che utilizzo è un buff, che si chiama Wild Gun Smoke, e fornisce un sacco di benefici riducendo temporaneamente la tua difesa del 30%. Non solo aumenti il tuo attacco del 50%, ma aumenti anche il tuo crit del 30% e riempi completamente la tua hitbar, impedendole anche di diminuire per un po' di tempo. Una volta attivata, puoi iniziare a spammare Bullseye Blast a ripetizione, l'output di danni è veramente pazzesco ed è vergognoso. In più, una volta terminato il buff che impedisce alla hitbar di diminuire, comunque gli altri bonus rimarranno attivi ancora per un bel po'. A vederla così questa abilità sembra abbastanza sbroccata, in realtà non è proprio così. Infatti in endgame quel buff all'attacco non conta poi veramente tanto dal momento che raggiungerete il damage cap abbastanza velocemente. Mentre il bonus di crit rate, quello è piacevole, ma non è poi effettivamente così rilevante, se non per il fatto che vi permetterà di raggiungere il 100% di crit rate più facilmente senza dover utilizzare i sigilli. Ciononostante l'abilità resta comunque un'abilità estremamente solida e molto forte. Poter impedire alla barra di diminuire e spammare Bullseye Blast per un bel pezzo aumenterà comunque il vostro damage output notevolmente, e nonostante il debuff alla difesa resta comunque un'abilità eccezionale. Diciamo che se non ci fosse il damage cap sarebbe sicuramente un'abilità sbloccata. Iniziamo ora a parlare degli equipaggiamenti di Rackham. Tanto per cambiare, per quanto riguarda le armi, il discorso è più o meno sempre lo stesso. In early game conviene utilizzare l'Executioner, la Stormcloud in questo caso. Una volta completata quella, se ancora non avete droppato l'arma Terminus di Rackham, potete utilizzare la Benedia o Benedia, che è la sua arma Ascension, non ho idea, e potenziarla fino al massimo, finché non troverete ovviamente l'arma Terminus, la Freykugel, o anche detta Freddy Krueger, che ovviamente è l'arma più forte per Rackham, come tutte le armi Terminus per tutti i personaggi. Passiamo ora ai migliori sigilli per Rackham. Iniziamo dal suo sigillo signature, Helmsman Tenacity. Questo sigillo aumenta l'attack range del 50% e il damage cap del 25% per Bullseye Blast, e di conseguenza è assolutamente obbligatorio per questa build. Vi consiglio vivamente di prendere quello di Zero Carte e attendere di dropparne uno con qualche abilità dentro, tipo Critical Rate o Attack Up, perché il secondo sigillo signature, Helmsman Navigation, vi dà semplicemente un più uno ai proiettili dell'attacco base. Che per carità è un ottimo sigillo, molto forte se utilizziamo gli attacchi base, ma nella nostra build molto raramente ci troveremo a utilizzare gli attacchi base, quando potremo utilizzare molto più frequentemente Coffin Maker. Vi consiglio perciò di cercare un sigillo di Tenacity con un'abilità buona dentro, che possa essere crit, come anche qualcosa per il cooldown, piuttosto che utilizzare il doppio signature. Io al momento ancora non ho trovato niente di decente, per cui mi arrangio con questo. Da questo momento in poi la situazione diventa un filino più tricky, perché con Rackham ho probabilmente voluto esagerare un filino troppo. In questa build volevo metterci quanto più danno possibile, e per farlo ho utilizzato un sigillo che, quando ho trovato la prima volta in live, ho deciso assolutamente che dovevo utilizzarlo da qualche parte, e il momento è arrivato molto molto in fretta. Utilizzeremo infatti il sigillo Glass Cannon, che è uno dei pochi sigilli in grado di aumentare il damage cap del personaggio, oltre che al suo attacco, come se non bastasse. Glass Cannon infatti aumenta il damage cap del 30% e l'attacco del 30%, ma, come drawback, veniamo stannati ogni volta che veniamo colpiti. Questo rende la build estremamente complicata da giocare da un punto di vista di concentrazione che bisogna metterci, ma al contempo estremamente divertente e molto molto forte. Gli altri sigilli d'attacco sono ovviamente damage cap, portato al massimo, cappato, in modo da avere il 250% di damage cap extra, stamina, che ci dà fino al 70% di danno extra a seconda di quanti HP ancora abbiamo, catastrofe, che aumenta l'attacco del 50%, il damage cap del 100%, finché i nostri HP sono inferiori ai 45.000, ed è il sigillo signature dell'arma Terminus. Finalmente abbiamo droppato supplementary damage, e ovviamente lo utilizziamo, ci mancherebbe. Con due supplementary damage al cap, ogni nostro attacco ha il 70% di possibilità di infliggere un attacco extra. Questo attacco infliggerà il 25% del danno dell'attacco base. E infine abbiamo messo un pochino di crit rate, che non guasta mai, ma è completamente opzionale. Io lo utilizzavo perché comunque c'erano dentro altri sigilli che mi servivano, ma potete sostituirlo tranquillamente con qualunque altro tipo di sigillo d'attacco, come link time o altro supplementary damage, o qualunque cosa vi piaccia mettere. Giocare con Glass Cannon è divertente, assolutamente, però comporta dover prendere delle contromisure. Infatti, in fase di building, ho deciso che qualche piccolo layer difensivo forse mi serviva. Ecco perché ho deciso di utilizzare Potion Order, in modo da avere pozioni extra che possono aiutarmi ogni volta che prendo un hit. Poi abbiamo Guts e Auto Revive, che aiutano a prescindere in qualunque build, tanto più in questa. Improved Dodge, rigorosamente cappato per avere tutte le schivate possibili e anche degli iframe migliorati. E un po' di regen che ci viene data dall'arma. In conclusione, possiamo dire che Rackham, nonostante sia un personaggio base, è davvero molto molto forte. È tranquillamente in grado di portare a termine qualunque quest in solo, senza neanche bisogno di giocare in multiplayer, è eccellente come FK Farmer, è davvero davvero forte. Per carità, la build che abbiamo fatto forse è un filino esagerata da un punto di vista di danno, però vi garantisco che è molto molto divertente e dà molta soddisfazione. In ogni caso, fatemi sapere voi come vi trovate e se vi piace.
E con questo abbiamo finito. Ditemi il vostro parere nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete già fatto e fatemi sapere quale personaggio dovrei fare la prossima volta. Io sono Midboss e grazie mille per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!